sei arrivato alla fine, sei d'accordo? Ah, il pareggio, dai, che ci può stare. Peccato perché non abbiamo rischiato quasi niente, quindi per quel rigore dispiace, però per come si era messa era difficile anche pareggiare, quindi merito a noi che crediamo fino alla fine tutto il partito. Che settimana è stata in caso Micioli, Andrea? La settimana è un po' particolare, comunque non nascondo che l'emozione c'era, quindi bisogna gestire bene anche tutte queste cose, spero di averlo fatto bene. Partita di Coppa totalmente diversa da quella di oggi, oggi c'erano i pari punti, quindi si è visto che tutte e due le squadre, in base a quello che erano state le direttive del mister, hanno diciamo svolto il loro compito, quindi è stata anche molto contenuta la partita. Magari oggi è stata una partita un po' più brutta a livello tecnico, perché quando ci sono i tre punti pesanti, sai, un derby si guarda più a fare il risultato che magari a giocare bene. Quindi magari tutte e due le squadre rischiavano poco e concedevano pochi spazi. Giovanni Dominici ha fatto l'errore che ha concesso a Antonioni la palla per il cross decisivo nel primo tempo, ha segnato anche il gol. Cosa gli avete detto nello spogliatoio? Ah, sicuramente Giovanni ha un grande carattere, questo gli dà merito, perché magari su un errore così qualcuno si poteva battere, invece lui fino alla fine crede e ha segnato. Grazie.